la fame e il freddo. Io sono le cose che ho più subito dalla casa, la fame e il freddo. Quelle sono le cose che non dimenticherò mai, perché purtroppo io una volta lo raccontavo a Ornella, mia moglie, una volta dormivo camminando, non sapevo dove andare a dormire, avevo tanto sonno, avevo tanto freddo e camminavo. E con la testa sono andato a sbattere contro un palo della luce, ma non un palo della luce di quelle che fanno adesso, i pali di legno, quelli di una volta, non un po', proprio contro un tacco, dormivo, talmente sonno e stanco che avevo. Ho dormito nelle barche, nei camion, nelle cabine della spiaggia, ti parlo degli anni dopo la guerra, l'età dai 12 ai 18, ai 16 anni. Perché prima sono stato in collegio, prima sono stato a Torino, poi sono stato in collegio, e poi c'è stato un periodo della mia vita, quello lì, secondo me, è un più sbandato di tutti gli altri, perché non ero controllato né dal collegio né da nessun altro, e allora lì scappavo di casa, andavo a rubare la frutta sui balconi dove prendevano i meloni per mangiare di me, cioè, per mangiare, non per avere soldi. Perché i soldi non c'erano, neanche volevo. Io i primi soldi che ho visto era per andare al cinema, 15 centesimi. 15 centesimi per andare al cinema. 15. I primi soldi che ho visto. E sai la cosa più bella che c'era? La soddisfazione maggiore qual era? Quando mangiare un panino nel cinema, durante il film, no? Tu vedevi il film di Robin Hood che granocchiavano se bacino, queste cose. E io mi portavo il panino, cioè capisci la fame che importanza aveva allora, il mangiare, l'importanza che aveva il mangiare. Un panino, no, magari con la Nutella, perché si usava già dagli anni 50, la Nutella c'era già, la Nutella con la cioccolata, facevo un panino tipo con la mortadella, no? E te lo portavo al cinema. Poi te lo conservavi da portare al cinema, perché quando guardavi quelli che mangiavano, a te veniva voglia di mangiare, ti mangiavi il panino. Pensa, no? Che assurdità oggi a raccontare una roba del genere,